Penso che sia stata dimostrata da parte dell'Italia una postura estremamente seria, determinata, chiara, che ci viene riconosciuta da tutti i nostri partner. Penso che sull'Ucraina non dobbiamo mollare. E lo dico con estrema chiarezza e lo dico anche sapendo che chiaramente c'è un'opinione pubblica che è spaventata, preoccupata, legittimamente e giustamente dalla guerra. Io non penso affatto che il destino del conflitto in Ucraina sia così segnato. Penso che dobbiamo fare attenzione a non cadere nelle trappole della propaganda russa. Continuo a sentire da mesi e mesi che la guerra in Ucraina è persa, che la Russia sta vincendo la guerra, che non abbiamo speranza. I dati dicono qualcosa di abbastanza diverso. Se facciamo un passo indietro, ci ricordiamo che l'invasione dell'Ucraina nasce come Blitzkrieg, cioè l'idea di una guerra lampo da parte della Russia che avrebbe dovuto portare in pochi giorni alla conquista di Kiev. Se lo guardiamo con 2 anni di distanza e più, ci rendiamo conto che oggi quell'obiettivo è lontano anni luce. Ma vi do un dato. A febbraio 2023 la Russia controllava il 17,3% del territorio ucraino,